Dopo il 18° congresso nazionale del Partito Comunista Cinese, è stata lanciata in Cina la più grande lotta alla povertà mai ingaggiata a livello mondiale. È una lotta contro la povertà che non ha precedenti nella storia dell'umanità. L'obiettivo cardine consiste nel permettere stabilmente alla popolazione che versa in condizioni di povertà, secondo gli standard di oggi, di non doversi preoccupare per cibo e vestiti e di vedersi garantite istruzione obbligatoria, assistenza medica di base e sicurezza abitativa entro il 2020. 全面建成小康社会，一个也不能少。共同富裕路上，一个也不能掉队。 A partire dal 2015 sono state costituite 242.000 squadre preposte all'assistenza ai poveri e oltre 3 milioni di persone sono state dislocate nei villaggi impoveriti. Le persone che si sono arricchite per prime aiutano quelle rimaste indietro a superare la soglia della povertà. Sul piano geografico, le regioni orientali aiutano le regioni occidentali. Tramite l'implementazione di politiche mirate e l'adozione di metodi consoni alle specifiche realtà territoriali, la Cina ha avviato 5 progetti di assistenza ai poveri. Il numero dei poveri nelle zone rurali della Cina è diminuito di 82,39 milioni, passando dai 98,99 milioni della fine del 2012 ai 16,6 milioni della fine del 2018. Stando ai dati disponibili fino al mese di luglio 2019, 436 contee impoverite a livello nazionale hanno superato la soglia della povertà, mentre i villaggi usciti dalla miseria sono più di 100.000. Ogni anno oltre 10 milioni di cinesi superano la soglia della povertà e ogni 60 secondi oltre 20 cinesi non devono più preoccuparsi per cibo e vestiti e si vedono garantite istruzione obbligatoria, assistenza medica di base e sicurezza abitativa.